torta vegana al cioccolato con una crema deliziosa, super facile, veloce, senza uova, latte e burro. Per la torta setacciare 200 g di farina 00 con 20 g di cacao amaro e 16 g di lievito per dolci. Aggiungere 80 g di zucchero e mescolare con una frusta. Aggiungere anche 200 g di latte vegetale, io ho usato latte di farro, e 50 g di olio, io ho usato olio di mais. Mescolare per qualche minuto fino ad avere un composto omogeneo un po' denso. Spostare nella tortiera da 18 cm riveste la carta forno, livellare, infornare a 180 gradi preriscaldato statico per 35 minuti circa. Fare prova a stecchino, poi far raffreddare. Per la crema setacciare in un pentolino 70 g di farina 00, poi aggiungere 90 g di zucchero, una bustina di vanillina e mescolare con la frusta. Aggiungere 500 g di latte di soia, un pizzico di curcuma che serve per dar colore, mescolare bene, poi mettere sul fuoco mescolando continuamente fin quando la crema sarà addensata. Coprire con pellicola e far raffreddare. Per la bagna sciogliere 30 g di cioccolato fondente con 100 g di latte vegetale preferito, poi far raffreddare. Quando tutto sarà freddo, togliere la torta dalla tortiera, livellare la superficie tagliando quindi la calotta. Poi dividere in due strati dello stesso spessore, mettere uno dei due strati su un piatto da portata. Bagnare con metà della bagna. Da parte, riprendere la crema ormai fredda e dare una bella mescolata con le fruste elettriche fin quando sarà elastica. Poi sostare una sac à poche o una busta per alimenti con angolo tagliato e farcire la torta con metà della crema. Sovrapporre il secondo strato di torta e bagnare con la bagna rimasta. Poi decorare la superficie con la crema rimasta e mettere la torta in frigo per almeno 2-3 ore. Fatemi sapere se vi è piaciuta la ricetta e se la replicherete.